Pinuccio è un faccendiere. Assolutamente. Però è un faccendiere sui generis, nel senso che è un po' un faccendiere per tutte le stagioni e per tutti i partiti. Sì, sì. Allora, diciamo che Pinuccio è... unisce l'aspetto del faccendiere alla La Vitola, alla Tarantini, cioè questi personaggi che si muovono tra politici di alto livello, e il faccendiere che può essere un uomo che abita nelle case popolari, che pur di sopravvivere deve capire come non pagare, non lo so, la bolletta dell'acqua. Diciamo, è un faccendiere che ha adattato anche la sua vita ai problemi, chiamiamoli, uso un termine, proletari, diciamo così, anche se non esistono più. Però sì, quindi è il faccendiere che non si veste in giacca e cravatta perché va al bar sotto casa dei vecchietti, dove deve parlare con la gente comune. Cioè è un misto tra il faccendiere di alto livello e il famoso raccoglitore di voti che si trova nei quartieri quando ci sono le comunali. Ma è soprattutto un faccendiere di rete. Sì, perché si nasconde dietro non solo la maschera di Alessio Giannone, ma si nasconde anche in luoghi impresentabili. Assolutamente sì, cioè lui si trova, ormai si trova dappertutto. Ed è dentro di noi anche. Sì. Pinuccio, secondo me, quando mi dicono ma perché ha avuto tanto successo Pinuccio, perché è barese, perché fa ridere, io credo che è successo sempre tra virgolette, però il fatto di piacere è una cosa, piace non quando la riconosci, sì, non quando la scopri. Come avviene con un'opera d'arte anche incomprensibile, a me trasmette qualcosa perché lì dentro ho riconosciuto qualcosa che era dentro di me ed è stata richiamata. Quindi Pinuccio piace perché un po' forse siamo tutti così, e un po' perché magari uno così davvero lo conosciamo e ci fa anche ridere, che però deve essere anche questo un'analisi che dovrebbe fare lo spettatore. Certo. Cioè, ci piace un modello negativo. Quindi il cattivo piace. Quindi in qualche modo questa terapia è più un esorcismo, se vogliamo. Sì, sì. Un esorcismo che paragonato ad ambienti cinematografici, all'Alberto Sordi, sì, senza la, cioè, naturalmente io in ginocchio su di lui, dove lui l'italiano diceva, per antonomasia. Sì, dove lui diceva agli italiani voi siete così. Sì. Lo ha fatto anche Totò, però diciamo Alberto Sordi l'ha fatto in maniera forse un po' più comprensibile. Totò ha lati filosofici, secondo sì, me. E quindi dire agli italiani voi siete così. E magari qualcuno ridendo capisce anche i propri limiti, perché questo è l'intento di chi fa delle cose per gli altri, dire voi siete così. Non vi parlo della storia del mulino bianco, vi parlo di come vi svegliate voi la mattina. Certo. E che cosa ci fa adesso Pinuccio in televisione? Pinuccio, naturalmente, come tutti i messaggi che la comunicazione vuole mandare, deve occupare gli spazi. La prima prerogativa di Pinuccio è essere dappertutto, come diceva anche Sun Tzu. Quindi occhio, televisione, forno, frigorifero. Pinuccio in TV perché la TV ha capito che forse in rete sta accadendo qualcosa, solo che Pinuccio va in TV come Pinuccio, deve portare il suo linguaggio, deve portare il suo draghetto, deve portare l'esperienza di sua suocera, perché si può andare da Rai 3 a Rete 4, poi l'editore diventa poco importante. La prima regola deve essere la mia libertà di pensiero. Poi la critica a chi va, come hanno fatto a Matteo Renzi, ad Amici, io non la trovo anche una critica stupida, nel senso che bisogna comunicare a tutti. Sono 10 milioni di persone all'anno che comprano CD di cantanti neomelodici, sì, che vendono più di Battisti. Certo. Quella gente bisogna parlare. Cioè, quindi bisogna parlare in tutti i mezzi, su tutte le piattaforme, col proprio linguaggio, altrimenti saremo sempre, tu non capisci niente, io sono radical chic, tu di destra, tu di sinistra. No. Bisogna occupare gli spazi, e questo dovrebbe fare la gente più che occupare la politica, tentare le cavalcate all'interno dei partiti, nel proprio mestiere occupare tutti gli spazi. Conversare. Così, conversare e migliorare, perché se l'idraulico fa bene il suo mestiere, occupa i suoi spazi bene, sta facendo politica, così come lo fa il barista, così come lo fa chi comunica e via dicendo. Cioè, togliamoci dalla testa che la politica è il cambiamento, assolutamente no, è occupare gli spazi.
occupare gli spazi nel modo migliore, facendo conversare la gente, sì, cercando di risolvere anche i problemi, direi. Sì, per quanto si possano risolvere, però già il dialogo è il primo step per risolvere dei problemi, perché spesso capita che parlando con qualcuno ci si rende conto di sbagliare, come è capitato a me anche su social media, che dico una cosa, poi c'è qualcuno che mi dice, però forse hai ragione. Quindi anche ammettere l'errore è il primo gradino per risolvere. E il tuo rapporto con i tuoi fan, i tuoi follower e adesso anche il tuo bacino di audience, di spettatori, qual è? Il mio rapporto è meraviglioso, tranne con quei pochi che però si possono trovare sia quando si parla al bar di qualcosa, cioè quei pochi talebani, chiamiamoli sì, così, di qualsiasi fazione, sì, che comunque pensano che una critica venga sempre da un punto di vista, da un'altra squadra. Cioè in Italia bisogna essere tifosi di qualcuno per poter esprimere un parere sul calcio. Appartenere. Sì, non si può dire no, a me piace vedere la partita, poi non voglio tifare. Però questa cosa è arrivata anche perché io volutamente ho creato una maschera, cioè non è Alessio che ha la sua esperienza, le sue idee politiche, è Pinocchio, è un'altra storia. E quindi in questo campo neutro ho trovato tante belle persone che per fortuna quando faccio le serate in teatro le incontro. E quindi c'è subito di primo impatto una confidenza incredibile, siamo persone con cui ho mangiato il giorno prima, invece non mai viste, però ci siamo scritti per un anno magari sul web, e qui ci si abbraccia, ci si scambia il numero di telefono. E poi c'è anche, ho notato, vedermi sul palco per alcuni è come l'uomo tigre che si toglie la maschera. Sì, perché il personaggio web è meno spiattellato del personaggio televisivo. Cioè il personaggio televisivo tu ce l'hai in cucina, sì, quando mangi, certo, quindi è come se davvero lo conosci, a Giletti o a Jerry Scott. Invece il personaggio del web tu te lo devi andare a vedere apposta. E poi c'è un bellissimo rapporto perché arrivano segnalazioni, è successo questo, a me capita anche di seguire alcune segnalazioni, andare in fabbrica piuttosto che dove non è stato costruito un ponte, di parlare, di incontrarsi, gruppi che si sono conosciuti sulla mia pagina, che sono diventati comitive stabili. Scuole anche, mi dicevi. Sì, sì, e ragazzi che hanno occupato le scuole e mi hanno chiamato per parlare di politica, e questa è una cosa che poi ho analizzato, cioè si occupa una scuola e si chiama chi fa satira. Sì. Quindi forse sta cambiando anche il modo di analizzare la politica. Certo. Cioè ridendo, perché forse in un paese come il nostro solo ridendo puoi dire la verità, perché giornale, TV, sappiamo anche i limiti che hanno, non per colpa, certo, loro. E quindi parlare con ragazzi di 15-16 anni del nuovo governo è stato meraviglioso. Con poi i professori che si affacciavano per vedere ma questi stanno parlando. E quindi sono esperienze, il web è bello, ma diventa ancora più bello poi quando c'è un legame umano effettivo, cioè poter incontrare le persone e rimanerci, diciamo amici, ma anche se amico è una parola grossa, è il risultato più bello, perché ti rendi conto che davvero esiste una comunità. Sì.